La maratona resta però, diciamo, uno dei punti di forza della squadra italiana, no? Ed ecco ancora un'immagine avveniristica di questa città, sulla sinistra il grande fiume che scorre. E in tutti e sei sicuramente c'è la speranza del grande risultato, tutti e sei stanno a questo punto coltivando sicuramente la grande speranza della vittoria. Ma ha perduto contatto Ikanga in questo tratto di salita, e anche Speding, che per la seconda volta è costretto ad abbandonare il gruppo di testa, quindi sono rimasti al comando il gibutiano Salé, poi c'è Nakayama alla media di 3,06 più o meno al chilometro. Noi sfidiamo chiunque a fare un solo chilometro, che non sia un atleta, a correre un solo chilometro sulla base di questo tempo 3,06. Anche per esempio il rifornimento può rappresentare un momento utile per sferrare un attacco. Vediamo che il giapponese Nakayama mi pare che sembrava così sicuro, così impenetrabile nelle espressioni indecifrabili, si è staccato e quindi in tre. Ed è Salé, il gibutiano che ha attaccato, ha perduto leggermente contatto anche Bachiuri. Ora siamo nella salita, in un tratto leggermente in salita, 38esimo chilometro, 4 chilometri ancora da percorrere. Certo, dimostrano con quanta perseveranza l'atleta, in una condizione di sofferenza cospicua, riesce a tenere la sua posizione. È veramente un grandissimo atleta da questo punto di vista. E questo volgersi continuamente, come inizia a fare fino alla Bachiuri, questo è fortissimo, la preoccupazione. Evidentemente guardandosi indietro teme la rimonta di qualcheduno, ma Bordin non molla. Pare che è aumentato per un passaggio di carriera e anche Bordin. Io spero che questa situazione in cui Bordin non perde poi tutto sommato da Vaikiuru lo esalti e quindi provi a chiudere su di lui per una prestigiosissima medaglia d'argento possibile a questo punto. Ecco, vediamo Nakayama in quarta posizione. Vediamo Salé, dalla sensazione, e vediamo Gerindo che stringe i denti. Sta guadagnando terreno nei confronti del keniano Bachiuri, mentre per la prima volta vediamo il volto del tanzaniano, del gibutiano Salé, denunciare lo sforzo, la fatica. Ha scavalcato Cacchiuri in questo momento. Gerindo Bordin ha scavalcato Cacchiuri in seconda posizione. Quindi siamo tutti trepidanti. Vediamo, dai Gerindo. Ha rallentato Salé, 3,03 questo chilometro, ha perso 4 secondi nell'ultimo chilometro Salé. Infatti il primo piano è lo specchio un pochino della situazione, ma resiste. Vediamo Salé, siamo al 40esimo chilometro, 2 chilometri neppure. Sta rientrando. E adesso anche Salé si volge. Comincia a instaurarsi nella sua mente qualche dubbio, proprio perché la sofferenza diventa insopportabile. Bordin corre sulla linea di massima economia.
corre sulla linea di massima economia. Questi sbandamenti rappresentano un segnale pericoloso, mentre guadagna terreno, lo sta braccando, ora in prossimità si volge e a questo punto lascia il passo, sale a Bordin che si è portato in testa ed ora si sente esaltato da questa impresa, Gelindo, e tutto il pubblico qui allo stadio sta seguendo l'impresa di Gelindo Bordin, sul volto del quale ricompare un pochino il sorriso. Vediamo la crisi di Salè che si volge, lo sbandamento di Salè era abbastanza indicativo, non riusciva a tenere la linea. Bordin con un passo cadenzato avanza, sicuro, bravissimo Gelindo, dai Gelindo. Ecco, vediamo in piena crisi Salè, che aveva giocato la carta della temerarietà staccando tutti, ma non aveva fatto i conti con la razionalità di Gelindo Bordin, che ha saputo dosare bene gli sforzi, non ha sperperato energie in un inseguimento inutile, ma al momento opportuno poi ha voluto piazzare 41 chilometri, ultimo chilometro. A questo punto Gelindo non puoi tradirci. È vicino allo stadio. Ultimo chilometro. Siamo all'ultimo chilometro. Professore, a questo punto. A questo punto. Allora mi pare avevi ragione quando non volevi sottoscrivere assolutamente. L'ordine poi, d'arrivo di Roma, hai avuto ragione, anche perché mi pare che sta perdendo terreno. Sì, non c'è più storia. Il keniano sta per fare l'ingresso nello stadio. Gelindo Bordin, che ha tenuto, ha ascoltato le nostre suppliche. Grande Gelindo, dai Gelindo, ormai ce l'hai fatta. Ecco, questo è lo stadio, noi ci alziamo in piedi, tutto il pubblico in piedi, il nostro sguardo è puntato sulla porta di Maratona, dove da un momento all'altro, ancora no, ma da un momento all'altro comparirà Gelindo Bordin, questo eroe, perché a questo punto dobbiamo glorificarlo. Va glorificato Gelindo. Ecco Gelindo, ormai si abbandona al sorriso, ce l'ha fatta. Eccolo Gelindo. Ancora, ecco in bocca la porta di Maratona. A questo punto è fatta. Al 100%, non è più possibile. Sorridi. È in trionfo la prima medaglia d'oro, della maratona italiana. Gelindo Bordin, che diventa un eroe dello sport italiano. È la più bella vittoria, diciamo francamente, la più bella vittoria di Seul, la più prestigiosa, la più rilevante, la più emozionante. Hai messo in ginocchio i grandi corridori degli altipiani, tu che vivi in pianura. Ecco, lo vediamo salutare e rispondere agli applausi della folla, ed è il più grande trionfo dello sport italiano qui a Seul. Stupendo Gelindo. Grazie Gelindo. 2:10:31.6. Grazie Gelindo. 2:10:31.6. E beh, quando rientrerai in patria troverai un'accoglienza straordinaria. Secondo è Bagiuri, terzo è Salè, poi quarto è Nakamaya, i grandi protagonisti di questa maratona di Seul, dei 24esimi giochi di Seul. E adesso deve sobbarcarsi la fatica delle interviste, ma credo che ne valesse la pena.